Dalle poste ai pedaggi autostradali, dai trasporti al canone TV e boom di rincari per le tariffe pubbliche. L'osservatorio prezzi e mercati di Unioncamere ha infatti elaborato nuovi dati secondo i quali dal 2005 ad oggi l'incremento complessivo è stato del 15%, aumenti che il segretario generale dell'associazione Claudio Gagliardi spiega così. In parte si sono accumulati in questo periodo dei processi di riallineamento rispetto ai costi per quello che riguarda le tariffe a controllo locale, in particolare che è la parte delle tariffe che aumenta di più, c'è un passaggio graduale dal concetto di tassa al concetto di tariffa. La tariffa implica la graduale copertura dei costi del servizio. Una stangata in più quindi per i già difficili bilanci delle famiglie, a rischio la ripresa dei consumi, anche se Gagliardi osserva. In questo momento l'inflazione fortunatamente è abbastanza sotto controllo. Certo, per le tariffe una maggiore moderazione può consentire alle famiglie, diciamo così, di non erodere eccessivamente il loro potere d'acquisto. E per ora è tutto. TG Com, la finestra sul mondo di R101.